Buongiorno dalla rassegna stampa. Cominciamo con il Sole 24 Ore. La notizia di apertura è Fonsai, Unipol indagato Nagel. Alberto Nagel è l'amministratore delegato di Mediobanca. L'accusa ostacolo alla vigilanza. I soci di Mediobanca compatti con il manager. L'amministratore delegato di Piazzetta Cucca, interrogato per 6 ore dal sostituto procuratore della Repubblica Orsi sul presunto accordo segreto con l'Igressi, la difesa mai siglato interesse. E qui vabbè c'è un po' la ragnatela di Mediobanca, così la definisce il Sole 24 Ore. Il Messaggero Nazionale, apertura dedicata al tour che sta facendo il Presidente del Consiglio Mario Monti, battaglia sullo scudo, il Premier spinge per le misure antispread, all'Italia potrebbero servire, e poi tensione con Berlino, l'altolà della Bundesbank a Draghi. Monti oggi sarà in Spagna, ieri era ad Helsinki. Chi tiene in mano la chiave araba, Siria e Occidente? La riflessione di Fabio Nicolucci qui a sinistra sullo spazio nobile, lo definiamo così, quello dell'editoriale. La spalla invece di Vincenzo Cerracchio, il pasticcio di Conte, pochi 3 mesi di squalifica, scommesse, calcio, scommesse. Luca Cifoni, il nodo del fondo che non piace ai tedeschi. Questo commento si riaggancia al titolo di apertura. E poi qui la canoa, capolavoro di Molmenti. Il terzo oro arriva dalla canoa. Come vedete, stanno arrivando risultati dalla Gran Bretagna, dalle Olimpiadi di Londra da sport, dove magari ci si aspettava di meno. E invece accade molto spesso. Accordo tra Bersani e Vendola. Apertura Luigi, no a Di Pietro. Il leader delle TV. Chiedo scusa, il leader del PD, l'IdV ha scelto un'altra strada. Il governatore si candida alle primarie, quindi vuole fare Vendola, vuol fare il Premier, evidentemente. Vedremo, insomma, però, vedremo anche la posizione più chiara dell'UDC, se ci sarà. Dell'Utri, Marcello Dell'Utri, Berlusconi andrà dai sostituti procuratori della Repubblica per essere ascoltato. Secondo l'accusa, l'ex premier subì una estorsione, la subì direttamente da Dell'Utri, con quei famosi 40 milioni che transitarono, andarono a finire in mano della mafia, almeno secondo quanto sostiene l'accusa. Andiamo a vedere la Nazione Nazionale, eccolo qui, vedete? Il caso Vendola, intesa con Bersani, nessun veto all'UDC, vuol fare il premier. Monti fa muro a Berlino, stop tedesco alla BCE, il Premier rispettatela, lo scudo, potremmo usarlo, sempre dice Mario Monti, che i mercati non capiscono, capiscano come stanno dimostrando, non capiscono velocemente le riforme italiane, se di riforme si può parlare fin qua. In realtà non ci sono soldi e probabilmente la valutazione si basa su questo. Oggi tocca a Draghi, le imprese scossa per l'euro, spread in calo. Molmenti, re della canoa, terzo oro per gli azzurri, nuoto delude anche la staffetta femminile. No al patteggiamento, Conte in graticola, Juve furibonda. Passo indietro, nel nuoto le ragazze sono arrivate solo settime. Obama all'attacco del tesoro di Gomorra, via le sanzioni degli Stati Uniti d'America contro i casalesi. Sfondo rosso per Bersani e Bruno Vespa che fa il suo commento, notoriamente non certo di sinistra. Anziano massacrato per una bici, Milano, rapina selvaggia, in fin di vita, caccia all'uomo, poi scarcerato nelle mora, è depresso, ha perso 50 kg. Beh, starà meglio sicuramente. Fa prostituire la sua donna, i carabinieri lo arrestano. Questa è la notizia umbra, per l'esattezza ternana. L'oro di Londra, vedete, si fa un po' il gioco, no? Su un vecchio titolo, Olimpiadi nel kayak, trionfo dell'azzurro Molmenti, e lo vediamo qui, questo ragazzone che è entusiasta, giustamente. Vendola con Bersani, apre l'UDC, Spadotto, libero entro 2 giorni, il nostro carabiniere rapito. In Yemen, futuro di Cinecittà ancora sospeso e poi la memoria delle stragi. Ci ricordiamo oggi, tutti quanti ci dovremmo ricordare che 32 anni fa, alle 10:25, una valigia esplose e uccise 85 persone alla stazione di Bologna. Vediamo
Monti scongela i finlandesi, ma Berlino sfugge. E a 6 anni spiega perché non votare Obama. Un video su internet, singolarissima. Leggiamo l'incipit. Sono 10 motivi per non votare Barack Obama alle prossime presidenziali degli Stati Uniti d'America. Secondo Isaac Anthony, un bambino di 6 anni, protagonista di un video di 1 minuto e mezzo diffuso dal blog conservatore The Patriot Update, occhiali da sole e pistola giocattolo in pugno, il bambino contesta, il pugno, il bambino contesta Obama di voler togliere le pistole ai buoni. Ecco, insomma, rendetevi conto come sono messi negli Stati Uniti d'America. Cioè, vabbè, stendiamo un velo, dai. Strade killer, un morto ogni 4 giorni, scrive Fabio Nucci sul Messaggero locale, allarme della Fondazione Guccione, che chiede una legge e centri di assistenza per le vittime di incidenti. E sulle risorse destinate alla sicurezza parte l'esposto della Corte dei Conti. ZTL Perugia tagliati i permessi ai magistrati, allarme anziani, disabili, subito una legge per gli aiuti, i piani della regione meno 20%, chiedo scusa, meno 20% a Webred, Sase e Sviluppo Umbria per salvarle, spending review casalinga, poi trasporti, stipendi a rate, servono 25 milioni per salvare l'azienda, lite su 10, sui 10 della regione, la crisi di Umbria e mobilità, tensione tra gli enti, ai dipendenti a conto di 800 euro. Con il regionale scoppia la guerra di successione, tanto tuonò che piove. In pieno clima, Remo Gasperini, in pieno clima olimpico, quello che dovrebbe far sospendere pure i conflitti armati, ecco che sotto i 5 cerchi del CONI Umbria scoppia la guerra di successione. Altro non si può dire. Di fronte agli ultimi eventi, agli ultimi eventi, sarà eventi, che hanno portato al rimpasto della giunta del CONI regionale con l'uscita di Carlo Ruscini e l'ingresso di Mario Capociuchi. Altro non si può dire avendo ben presente che le elezioni dell'organismo direttivo avverranno entro gennaio del 2013 e sarà l'unico in Umbria, vista l'abolizione dei 2 comitati provinciali attualmente diretti da Domenico Ignozia a Perugia e Massimo Carignani a Terni. Ma soprattutto altro non si può dire perché in rotta di collisione sono entrati il presidente Valentino Conti e il suo vicepresidente vicario Carlo Ruscini, presidente della Federciclismo di lunghissimo corso, visto che è il più confermato tra tutte le federazioni. La pentola dei veleni, che bolliva da circa un anno, si è scoperchiata nell'ultima tumultuosa riunione del 12 luglio. Ruscini, che da tempo era in costante conflitto con il presidente, che pure l'ha nominato nel 2008, ha piantato tutti lasciando la riunione. Un atto che il presidente del CONI ha ritenuto segno di definitiva rottura, tanto che nei giorni scorsi ha provveduto a revocargli l'incarico di vicario di membro della giunta, con l'inserimento di Mario Capociuchi e la promozione a vicario di Sonia Gavini, già vicepresidente. È stato a questo punto che Ruscini ha voluto esternalizzare i conflitti di giunta diffondendo ai presidenti regionali di tutte le federazioni la lettera al vetriolo scritta al CONI, al Conti, chiedo scusa, a Conti, che lo ha sollevato dall'incarico. Insomma, poi gira pagina 39. Il top dell'AFA arriva tra domenica e martedì, dice Gilberto Scalabrini, mentre qui ancora a rischio frane, chiusa la Flaminia a Spoleto. E Spoleto si allontana, ovviamente si allontana per questioni di distanze stradali, la spalla l'avevamo letta, quindi andiamo alla nazione locale. Facoltà di chimica, fuga di idrogeno da una bombola, l'incidente ha bloccato via Pascoli, si è temuta una esplosione, terrore in Ateneo. Vabbè, insomma, forse il titolo più grosso della notizia. Manda la sua donna a prostituirsi, questa invece la notizia c'è tutta. Accompagnava ogni giorno in strada, poi dividevano metà i ricavi, è stato arrestato. Il caso di Assisi, punto nascita e guerra aperta. Cenerente dopo 4 mesi, l'addio alle vittime. Marini furiosa, adesso voglio i conti veri. Caos, Umbria, mobilità. Permessi ZTL concessi anche agli studenti. Questo è davvero esagerato. Ministro Severino, non trasferisca Carmelo Musumeci, l'ergastolano che si è laureato in cella a Spoleto. Corriere dell'Umbria, piano per salvare Umbria mobilità. Sergio e Maria adesso sono in pace. Momenti canoa. Ma chiedo scusa, Molmenti, canoa d'oro nel nuoto staffetta knockout, doccia fredda per Conte, niente patteggiamento, riordino Foligno va con Terni e si tiene l'ASL. Vedete un po' che movimenti che ci sono legati a questo cambio di configurazione. Eroi di tutti i giorni, premiata Stella Cerasa, davvero una grande figura, traffico paralizzato per colpa degli incendi. Scendiamo sotto. Fere Gotti è già carico, il gruppo è pronto, Team Cap salta Gubbio, punto di domanda, Gubbio e Foligno perdono ma mettono alla frusta Juve Stabia e Regina, Esposito, il talismano del Perugia stasera in campo contro il Levante. Volevo però darvi conto di quelle che sono
i piccoli strilli che stanno subito sotto la testata. Il polo unico assume 7 dirigenti, allarme a chimica per una fuga di idrogeno, nel mirino del fisco per una cartella del 79, anziana derubata dall'assistente sociale. Giornale dell'Umbria, da ottobre spiati tutti i movimenti nei conti correnti, in Umbria 835.000, compresi quelli postali. C'è la data definitiva per il via al grande fratello fiscale, ma io mi domando, ma un po' di privacy no, eh? RC Auto sciocca, Perugia rincaro del 10,5% in un mese, Rometti, biomasse, stop agli impianti di Costano e Montecchio. Provincia e riordino di vie degli schieramenti, infermieri abusivi, caos e polemica, pure gli infermieri abusivi abbiamo. Umbria Mobilità, Palazzo Donini, tira dritto. Lavoro, il piano regionale degli aiuti, FIMA, l'IMU alimenta il mercato nero. Città di Castello, incendio doloso in un campo a causa del fumo, chiusa la E45, duplice omicidio ai funerali, Cenerente, eh? L'addio a Sergio e Maria, figlio e madre, madre e figlio, chiesa piena ma niente, gonfalone del comune. Monti in contropiede, scontro coi falchi tedeschi sul fondo antispread, cambia l'intelligence, colpo al segreto di Stato, i top secret più accessibili. Scusate, voglio trovare se ho ancora qualche giornale cosiddetto di carta da darvi. No, allora passiamo ai telematici. Umbria Journal, prostituzione, tentato furto con spaccata, arresti. Qui c'è la slideshow di Belfiore con la mezzanotte bianca in corso Cavour. Sapete che oggi comincia la grande rassegna di Fahrenheit, ieri abbiamo presentata in mezz'ora con Agorà, con l'assessore Andrea Cernicchi. Invecchiamento attivo, le proposte dei sindacati per l'Umbria, c'è qui c'è Franco Venanti, declinazioni del potere, anche lui impegnato in qualche maniera in queste rassegne estive, segnatamente nel Corciano Festival che abbiamo presentato ieri al telegiornale con il sindaco Ginetti. Ieri una piccola scossa di 2,2 tra Marche e Umbria. Fuga di gas alla facoltà di chimica, ancora livello di emergenza per domani e dopodomani, parliamo della temperatura. Umbria 24, Umbria Mobilità, ecco le garanzie a Comune di Roma, ATAC, stipendi subito in accordo, nel bilancio 2010 di Roma TPL si parla di 63,1 milioni, la Presidente Marini scrive alle società, voglio informazioni complete. Umbria Left, la Presidente Marini scrive al CDA di Umbria Mobilità. Feste di liberazione, il programma poca teoria, molte soluzioni al menù. Giunta regionale amplia vendita alloggi, Vinti, l'assessore, risorse reimpiegate nel fabbisogno abitativo. Ilva, i corni del dilemma qui a Rossana Rossanda. E poi Tour Umbro per Paolo Ferrero, il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Mi pare di aver dato tutti i giornali, quindi non mi resta che invitarvi a seguire i programmi della rete e augurarvi buona giornata.